è emerso che, diciamo, tutto non è avvenuto per mano della criminalità organizzata, secondo appunto il procuratore capo, bensì da mani proprie, cioè autoprodotte, cioè probabilmente faceva capire il procuratore qualcuno vicino o all'interno della società. Che cosa è accaduto di fatto? Per come ho ricevuto la notizia mi ha particolarmente sorpreso, perché comunque l'ho presa stamattina dai mezzi stampa e che ho avuto un'ondata proprio di domande, di situazioni cui non pensavo si dovesse svolgere così la situazione. Ho sentito l'intervista e da una parte dico, beh, non dice appunto il procuratore, non c'è stata la criminalità organizzata, e questo da sempre abbiamo anche pensato un po' tutti quanti, e da una parte mi rassereno che realmente la criminalità organizzata non vada a pensare a me, dall'altro comunque dice che non c'è nessuno indagato, quindi questa gogna mediatica che sto ricevendo così gratuitamente senza alcunché, anche perché ho sempre svolto mansioni, attività pro sociale, pro tutti quanti, e nessuno può dire oggi che non ho fatto un qualcosa per qualcuno. Il discorso è che avevo dato delle situazioni con dei problemi che c'erano state all'interno della vecchia società, lo ricordiamo, quindi tu avevi indicato, diciamo, delle situazioni, alcune situazioni negative che c'erano state, ma lungi da me a pensare che qualcuno dei miei vicini di quest'anno avessero prodotto un qualcosa di questo, né tantomeno io. Cioè, io questa squadra l'ho vista nascere, crescere, l'ho formata e l'ho creata, non avrei avuto alcun motivo mai e poi mai di andare a fare quello che è stato fatto, perché comunque è una cosa mia, non dovevo dar conto a nessuno, non è che c'era qualcuno che dovevo dar conto e quindi dovevo organizzare qualcosa, non avevo alcun problema, la società era senza debiti, tant'è che appunto la nuova società sta andando avanti garantendo quello che è il normale futuro. Dei libri contabili non è emerso nulla di strano? No, tutto normale, è una classica semplice associazione di migliaia che ce ne stanno in Italia, nessun problema, nessun che, e quindi nemmeno emerso, perché se no altrimenti sarebbe anche questo uscito, quindi non c'è stato nessun problema da questo punto di vista. La stagione si sarebbe potuta concludere nei migliori dei modi tranquillamente, stavamo pure andando bene, quindi c'erano tutti i presupposti per continuare a portare a fare quei piccoli passi che ogni anno facevamo affinché lo Sporting che potesse conquistare sempre le vette nazionali. Mi ritrovo oggi a essere soggetto e a essere menzionato in tutto e per tutto con le mie foto di situazioni mai vissute, mai fatte. Cioè, non solo, oltre il danno ora mi trovo la beffa. Cioè, io che bonariamente sono andato a rivolgermi alle istituzioni, oggi mi trovo che la gogna mediatica, perché quello è stato un processo, questo è stato un processo mediatico, perché da subito sono venute delle situazioni, perché la stampa nazionale si è catapultata qui mettendoci in bocca delle parole che mai abbiamo detto. Qualcuno vi ha accusato di aver voi stimolato la stampa nazionale, così o non è così? No, perché se si legge il comunicato che tra l'altro tutti gli organi di stampa hanno del 23 dicembre, 24 dicembre, che abbiamo tutti quanti fatto, dice tre semplici righe che comunque non eravamo in uno stato psicofisico adeguato in virtù delle minacce ricevute, non abbiamo fatto nessuna allusione a nessuno, quindi non è che ho detto c'è l'andrangheta che mi sta dietro, c'è la mafia, non c'è nessuno, però la realtà è che abbiamo ricevuto quattro minacce, ripeto. Ecco, queste quattro minacce quando sono avvenute? Sono avvenute nel periodo di dicembre, tutte tra il 7, iniziato dal 7, l'11, il 19 e poi l'ultima io il 23. Allora, comunque abbiamo avuto quattro minacce, non è che è stato uno scherzo di un giorno. Voi avete denunciato regolarmente? Certo, abbiamo denunciato regolarmente, tant'è che il primo pensavamo che fosse uno scherzo, però dopo che arriva anche al vicepresidente, all'ex presidente, di nuovo a me. Più soggetti. A più soggetti, allora uno là si pensa un attimino, e poi ripeto, siamo tutti esseri umani. Le piste, io avrei indicato delle situazioni con le quali ci sono stati dei problemi. Parlo, non so, in particolare due, vero? In particolare due situazioni, e so che hanno comunque, credo, indagato, perché nei vari nelle varie volte che mi hanno chiamato comunque si facevano altre domande su quanto, no? Quindi su quella situazione. È possibile che il procuratore si riferiva anche a una di queste piste che purtroppo non si hanno le prove, no? Sì, penso di sì, cioè, alla fine non so cosa volesse dire nello specifico. Quando parlava di cattiva, di buona archiviazione, più secondo una cattivo rinvio a giudizio di qualcuno che magari non c'erano le prove. Certo, penso di sì, perché non avendo le prove il resto, però noi chiederemo, ora vedrò con l'avvocato, appunto l'avvocato che abbiamo preso di parte, Rondinelli, per vedere di capire meglio di cosa si tratta e se ci sono degli spiragli per poter riaprire e continuare, perché purtroppo di tutto questo l'unico a perderci sono stato io, da qualunque parte si veda. Non mi sono messo mai a speculare né a prendere in giro nessuno e né tantomeno ho visto il cattivo delle altre persone, ho sempre fatto in buona fede tutto quanto, ho sempre fatto per il bene di una collettività. Sono cresciuto in oratorio, quindi sono cresciuto con dei sani principi e delle situazioni valevoli.
Senti, un'ultima domanda: se tornassi indietro, cederesti la squadra? Ti sei pentito? Guarda, ad oggi sono ci penserei un po' di più, quello sicuramente, perché comunque avrei delle situazioni oggi in mano che quel 23 dicembre non avrei. Ripeto, è stata una decisione di, oggi non la lasceresti, di cui io per ultimo in quella situazione, in quella riunione, ho preso la parola. Prima ho ascoltato tutti i miei collaboratori di quest'anno, quindi io quel 23 dicembre ho preso per ultimo la parola, e vedendo un attimino la situazione e il resto, certo, magari in virtù di come è andata la situazione, in virtù anche di tante rassicurazioni, perché per fortuna da dicembre ad oggi non abbiamo avuto poi successive minacce e il resto, anche perché comunque eravamo super molto blindati. Magari ci penseremo ancora di più prima di poter decidere di lasciare, che è stato proprio uno strazio, e ci hanno strappato il cuore lasciando una squadra che abbiamo costruita dal niente, portata a quei livelli e fatta rimanere a quei livelli, che ripeto, una serie A d'élite, una serie a livello nazionale, mai nessuno è riuscito a poterla arrivare in zona, e comunque abbiamo ottenuto un risultato importante, per quanto sia uno sport minore del calcio a 5 femminile, però è sempre una serie A, è sempre un campionato nazionale che abbiamo portato avanti per 4 anni.